¿qué ocasión? Nel 1929, avevo 9 anni, vidi una rivista di fantascienza nell'edicola di mio padre, ma mi fu proibito di leggerla perché non era ritenuta un valido esempio letterario. Ciononostante riuscii a darle un'occhiata e mi piacque tanto che continuai a leggerla. Da lì mi sono interessato sempre di più alla fantascienza, tanto interessato da volerne scrivere personalmente. Così cominciai a scrivere a 12 anni. Senta, lei diceva che un giorno i robot, l'ha anche ripetuto, potranno vedere, sentire, parlare, toccare, capire. Ecco, quando, secondo lei? Beh, il nostro cervello è composto da 100 miliardi di cellule, 90 delle quali sono cellule di supporto. Quindi un totale di 100 miliardi di cellule, ognuna delle quali collegata ad altre centinaia e migliaia di cellule. Ogni cellula consta di un sistema molecolare estremamente complesso. I cervelli di cui dotiamo i nostri robot e i computer sono lungi, e forse lo saranno sempre, dall'essere simili a quelli umani. Quindi ciò che noi facciamo con tanta facilità per un robot può essere complicatissimo. Non si può prevedere quando i robot potranno imitare l'uomo. La robotizzazione del lavoro crea delle forti tensioni sociali e in molti casi anche della disoccupazione. Lei invece anni fa prevedeva che la società robotizzata come una società dove c'è lavoro per tutti. Ecco, ammette questo errore, aver fatto questo errore di prospettiva? Non credo che sia un errore di prospettiva. Senz'altro ci sarà un periodo transitorio abbastanza difficile nel quale i robot svolgeranno determinati compiti che gli uomini non vorranno fare, ma che in nessun caso avrebbero dovuto svolgere. E se lo hanno fatto è accaduto perché non v'era nessun altro disponibile. Mi piace pensare che in ultima analisi gli uomini saranno educati alla creatività, in modo da essere in grado di compiere qualunque compito che i robot non possono fare, come la politica, l'arte, la letteratura, le scienze, la gestione del governo, l'esplorazione spaziale, lasciando così ai robot i lavori più umili, i più noiosi, che non appagano la complessa intellettualità umana. Pensiamo alla rivoluzione industriale, all'avvento del motore a vapore che permise agli uomini di lavorare in modo meno disumano e duro. Certo, alcuni lavori vennero a scomparire, ma se ne sono creati altri. L'unico problema oggi è che le cose cambiano con tale rapidità che migliaia di individui corrono il rischio di perdere il proprio lavoro senza poterne trovare un altro per il quale siano preparati, formati. In tal caso sarà la società che dovrà provvedere. Alla fine, quando tale periodo sarà trascorso, si vedrà che in un mondo di robot esisteranno diversi tipi di lavoro, in numero maggiore rispetto a quelli perduti, ma senz'altro più soddisfacenti. Lei molte volte ha detto che ci sono intelligenze, menti che cercano e che si interrogano forse più efficacemente di noi nell'universo. Ecco, come fa a saperlo? Bene, in realtà non sappiamo se esistono altre forme di vita nell'universo, o comunque forme di intelligenza, civiltà, tecnologia. Non abbiamo alcuna prova né a sostegno né a negazione di tali esistenze. Tuttavia, se pensiamo alle stelle, ai pianeti che ne circondano, all'universo intero, dobbiamo credere che quantunque infinitesima possa esistere una forma di vita su qualche pianeta che assomiglia alla Terra. In tal caso possiamo aspettarci qualche probabilità di vita e qualcuna di esse può evolversi verso forme di intelligenza.
Il fatto è che però non abbiamo prove. Ecco, signor Asimov, lei però ha detto che ci sarebbero 650 miliardi di pianeti abitabili, 32.250 con possibilità di una specie intelligente già da adesso, 540 con agricoltura e urbanesimo, 270 con la scrittura, 20 con le scienze moderne, 10 con l'industria sviluppata e 2 con l'energia nucleare. Ecco, signor Asimov, quali sono i 2 con l'energia nucleare? Beh, queste sono delle stime, sono semplici supposizioni. È come quando si fa la previsione di quanti morti ci possono essere in un dato fine settimana d'estate. Si prevede che, per esempio, in America saranno 350 i morti per incidenti stradali, poi magari sono 340 o 360. Voglio sapere quei 2 o 3 o 4 che sono con l'energia nucleare, quali sono secondo voi? Non posso certo saperlo. Possono essere a migliaia di anni luce da noi. Da qualche parte, lì nel vuoto, c'è vita. Da qualche parte c'è tecnologia. Ma si tratta solo di supposizioni. L'unico modo in cui potremmo saperlo è ricevendo qualche messaggio. E se magari riuscissimo a ricevere messaggi radio, onde radio emesse in modo tale da poter dire che, sebbene irregolari, non sono casuali, ma intenzionali, che sono frutto di un'intelligenza. Fino ad oggi non ci siamo riusciti. Un giorno forse. Lei ha detto che la civiltà è in pericolo non perché gli esseri umani sono litigiosi, ma perché lo sono molto di più delle altre specie. Perché secondo lei? Spesso penso che il motivo per cui gli uomini si combattono tanto e con tanta ferocia è proprio perché sono intelligenti. Se un essere è tanto intelligente da ricordarsi dei torti ricevuti, è altrettanto in grado di unirsi ad altri suoi simili contro un nemico comune. Ma saprà anche che pure i nemici si uniranno tra loro. Quindi è in grado di prevedere i pericoli, mentre gli animali non possono, non hanno la cognizione del passato, del futuro. Quindi non hanno motivo di combattere se non per la sopravvivenza. Una volta terminata la lotta non c'è ragione per protrarla ulteriormente. Invece l'uomo ricorda e chiede vendetta ed immagina che pure l'altro voglia rifarsi, così non si avrà